le valutazioni che hanno fatto sono di un piano industriale che prevede 215 occupati in più con la nuovo, col nuovo termine. Noi ci offriamo per essere una parte di questo lavoro. E dato il periodo ancora di crisi che sta vivendo la compagnia unica del porto di Genova, impiegare i lavoratori per Calata Bettolo, dopo che il comitato portuale ha rilasciato le concessioni demaniali al consorzio formato da SEC e MSC, sarebbe una boccata d'ossigeno. L'opera, che sarà consegnata nel 2016, permetterà di operare anche alle grandi navi grazie ad alcuni accorgimenti tecnici su cui sta lavorando l'autorità portuale di Genova. Secondo il console della compagnia unica, i camali potrebbero fornire tutte le competenze necessarie per contribuire ai lavori. Credo che il dottor Aponte e il dottor Neri, conoscendo la nostra possibilità e capacità di offrire questo lavoro, possono fare una considerazione, perché noi crediamo di poter far partire assieme ai dipendenti ovviamente il termine nella maniera più giusta, più corretta, più veloce anche. Insomma, un'occasione che il console non vorrebbe perdere. Qualcuno parla di eccedenze, secondo me non ci sono, però chiaramente se arrivano 400.000 contenitori al termine, al nuovo termine Bettolo, magari tra due anni prepariamo per tempo la gente, formiamola e noi siamo in grado di risolvere le questioni che riguardano il lavoro. Sul resto ci penso da chi deve investire. Intanto si attende l'esito dell'incontro romano tra il presidente di autorità portuale Luigi Merlo e il ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, nel quale si discuterà dell'operatività portuale in base al cono aereo e di conseguenza la possibilità di rendere operativo il varco di Ponente.